devo andare via. E dove devi andare? Di qua, perché devo... E poi vi facciamo vedere. No, posa. I bicchieri delle loro... No. La mia... Anche questo? Sì, amore, la mia tazza. Lasciala. Vi facciamo vedere. Vai, posa. Poi glielo facciamo vedere dopo, dai. Bravissimi. Dai. Tu che ci fai vedere? Dai, comprati lo zaino. Compro quello. Quale? Quello di Elohim, guarda che fresco. È bellissimo. Dai. Quello delle LOL. Muoviti. No, vabbè, lo scelgo. Lo scelgo e poi... Io non parlo, parla tu. Come tu non parli? Io non dico niente. Perché fai sta faccia? Devo fare facce buffe, io sono l'addetto alle sciocchezze. Ok, c'ho l'assistente per la spesa che è Francesco e l'assistente alle sciocchezze. Esatto. Allora, siamo stati da risparmio a casa. Mm-hmm. Perché io... Doveva comprare solo lo spray per le api. Sì, perché ci sono le api sull'albero di nuovo. Ricordatevi questa cosa, doveva comprare lo spray per le api. Dovevo comprare lo spray per le api, sì. Cioè spendere più o meno 2-3 euro. Siamo usciti. No, da... 4 euro e qualcosa. Perfetto, da 4 euro e qualcosa ora vi dirò subito quanto abbiamo speso, 119 euro. Tu hai comprato alcune cose. Io ho comprato qualcosina che poi vedremo nel video, ma tutto il resto l'hai comprato tu. Ma non l'ho comprato solo per me. L'ha comprata anche per me, per farmi tutti. Perdere i soldi dal conto corrente. No. Che pazienza ci vuole con questi uomini. Basta poco, che ce l'ho? Chi ce l'ha lo scontrino? Io ti faccio lo scontrino. Guardate quanto abbiamo speso invece di 4 euro. Allora. Vai. Tienici via, dici che cosa dobbiamo prendere. La tazza Jumbo. Upla, ho colpito la macchina fotografica. Pink Lab. Dada uppa. Cioè, a 3,90 euro. Come si fa a non comprarla? Non la compri. È troppo bello. Per le mie tazze, proprio... Gli fa fare compagnia quell'altro. Guardate la mia faccia. È bellissima. Allora, dovete sapere che io ho una mania. Una manina c'ha. Bucata. E la mia mania... Di tenere le mani bucate. Sono le tazze. C'ha però attenzione, io personalmente minimo un 4... 5 tazze al giorno. Le uso, Maria Chiara. Che c'è? Sta cercando le ciabatte e non le trovo. Le ciabatte sono su nella vostra stanza, vai. Ma dove scalza? Dicevo, io minimo 3-4/5 tazze al giorno le utilizzo. Perché bevo le tisane, bevo i tè, bevo il cappuccino. E quindi mi servono, amore. Perché se poi questa la metto in lavastoviglie e mi serve quest'altra, sennò come faccio? Giusto? No. Tu hai la mania della tecnologia. Poi quella ce l'ho anch'io, però. Io ho la mania delle tazze. Chi come me ha la mania con le tazze? Fatemi, cioè, sostenetemi. Mettete il ditino qui sotto, si sta chiudendo solo tu. Sostenetemi. Vero che piacciono anche a voi le tazze? Non mi conviene. Comunque. Non conviene sostenere chi vende 3 euro. Tazze a valanga. 3 euro e no, io le uso tutte. Ti devo comprare una casa a forma di tazze. Shhh, se no. C'ho gli occhi chiusi. 3,90 euro la tazza bellissima, che bella! La tazza che canta. Poi la mettiamo qua a lavare. Benissimo. Okay. Poi abbiamo detto il mug bombata. Ed è qua, rosa. Ok. Poi le bimbe. Giustamente le devo contagiare, no? Allora. 2,99 euro. Hanno scelto. Upla, scusate. Hanno scelto la tazza che non si vede. Hanno scelto queste tazze che sono bellissime. Con gli orsacchiotti. Mi ha contagiato le figlie. Così belle, cicciose. Guarda come sono belle.
E queste vengono, abbiamo 2,99 €2,99, ma si può non comprare? Certo, basta non comprarle. No, non si può, anche perché le bimbe quando hanno l'altra tazza a lavare dentro la lavastoviglie, non mi viene via l'etichetta, dopo la togliamo. Dove la fanno colazione, piccine, se io non faccio la lavastoviglie? Nella tazza nuova che babbo gli compra a €2,99, giusto? Sì. Poi andiamo avanti. Le LOL Surprise. Le LOL Surprise. Poi tra un po' inizia di nuovo l'asilo e normalmente vogliono le maestre il bicchierino per far bere le bimbe all'asilo. Che può andare anche nel microonde, vedi? Sì, va anche nel microonde. E questa è la tazza. Guardate che bellina. Alla modica questa cifra 1,99. Di 1,99. 1,99 l'una. Ovviamente le hanno volute uguali delle LOL. Poi zaino, no, facciamo prima la tazza mia. Lo zaino lo facciamo per ultimo perché contiene tutte le cose all'interno. Poi abbiamo detto la tazza milk in po. Poi 1,99 veniva questo, giusto? Viso in po. Din din don. 1,99, guardate che bellino. La lattiera. La lettiera per il gatto abbiamo. Lattiera. 1,99, guardate come caruccia. Bellissima. No, è bellina da morire. Comunque serve per te. Quindi. Poi abbiamo preso 10 di queste salviette per finalmente il bagno. Finalmente sono tornate le mie amate salviette per il bagno. Queste le usa per lavarsi la faccia. Le usiamo, no, tutti i giorni per dare una passata veloce quando non puliamo a fondo il bagno. E anche i ragazzi stessi le usano come per no, per pulirsi il bagno, per pulirsi il viso la mattina veloce veloce. Ne abbiamo prese 10 perché una non sapevamo che farcene. Abbiamo fatto un po' di scorta. Ah, venivano 99 centesimi l'una, ovviamente il pacco. Poi abbiamo preso le Nescafè capsule Napoli, Espresso Napoli. Poi lui è brontola. Abbiamo preso il caffè. Questo caffè lo bevi solo te, perché io non bevo caffè. E la Dolce Gusto Espresso Napoli alla modica cifra di 4,99 €. Mi dai bacini perché ora cominciano le cose che ha comprato lui. Ma è vero. Poi siccome abbiamo preso un'altra cosa che prendo io di solito, prendilo, il Powerbank. Il Kawabanga. Poi abbiamo preso un altro di questi, sempre in offerta. Sempre in offerta a 9,99 €. Ci siamo trovati benissimo. Talmente bene che ne abbiamo preso un altro per me. Abbiamo preso un altro, sì, perché l'altro me lo sono preso io e uno mi ha preso mio padre. Sì, poi abbiamo preso un mini lettore di scheda SD perché quello che avevamo si era rotto. Ta-da! E quindi abbiamo preso questo che all'interno dietro c'è anche una prolunga USB per poterlo attaccare e prolungare il filo del porto USB. Quanto costa? €13,99. Okay. Costa più questi che Power. Aspetta, poi è uscita un'altra salvietta. Possiamo mettere queste mani. No, la mamma le deve mettere a lavare, amore. Ce le mettiamo domani. Poi abbiamo preso lo zaino. Lo zaino East Pack. Zaino. Allora, padre. Poi abbiamo preso lo zaino per Daniela. Per andare alle call. Per andare a scuola, perché quello che aveva delle medie si è rotto. E questo è. Come ho detto prima, idrorepellente si dice, giusto? Sì, marito repellente. O sto dicendo una favola? Si dovrebbe chiamare idrorepellente. Cioè, praticamente ci buttate l'acqua sopra, fa la goccia e scivola via, non assorbe l'acqua. Quindi anche se piove, non gli si bagna. Quando piove non si bagna a te. I libri all'interno. Abbiamo fatto la prova con l'acqua dentro il risparmio a casa. Avevo l'acqua nella borsa, ho fatto una goccina. Proprio la gocciolina e poi scivola. Poi abbiamo il vape. Ma ci siamo persi una tazza. Sì. Poi il motivo per cui siamo andati dal risparmio a casa era questo.
Questo qua è buonissimo. L'abbiamo spruzzato l'altra volta sul canniccio che abbiamo in giardino e le api non si sono avvicinate. E in teoria nasce per spruzzarlo sui nidi delle api, ma io l'ho spruzzato anche sul canniccio che abbiamo per non far venire le api. E ha funzionato. E ha funzionato bene, sono state lontane per tanto tempo le api. Adesso abbiamo pagato 4 euro. No, abbiamo 6,88 euro. Ah sì, non è più un'offerta a 4? No. Vabbè, comunque funziona, funziona bene. Ha il doppio getto, cioè se vi faccio una spruzzata con questo getto vi faccio il bagno, cioè proprio impressionante, bagna tantissimo, l'unica cosa è finisce oh, subito. Yes. E stasera lo rispruzzeremo sull'albero perché è di nuovo pieno di api e vespe e vediamo un po' quello che succede, anche perché sta rifacendo di nuovo le foglie. E ora l'ultima tazza, questa, che l'abbiamo pagata 1,99 euro. Che lo scorso volantino addirittura queste qui erano offerta a 1,49 euro. Non mi fai dispetti, aiutatemi, mi fai dispetti, sono taglia, mi sta mordendo, no no, per favore, taglia. Comunque dicevo, lo scorso volantino queste tazze bellissime erano in offerta a 1,49 euro, noi le abbiamo prese invece oggi a 1,99 euro. Era in offerta, si paga un po' di più. Poi, basta, abbiamo poi finito. Poi abbiamo deciso di tornare a casa e di fare questo video. Quindi adesso basta, ce ne possiamo ora andare. Ora vi salutiamo perché dobbiamo andare a mettere tutto a posto, io mi devo prendere un caffè perché non ce la faccio più. Non hai già preso il caffè? No, l'ho messo nella tazzina, poi lo devo ancora bere. Ok. E io? E lei dovrà mi vado a fare una bellissima doccia. Nel forno crematorio. No, mi vado a fare una bellissima doccia che sono tutta sudata. La cremiamo insieme a tutte le tazze che si è comprata. Nadia mi ha stirato i capelli. Nadia? Gli ha stirato i capelli. Facciamo una cosa a papà, vieni, andiamo insieme con te. Rieccoci. Ta-da! Le bimbe stavano discutendo. Sì, stavano facendo un po' di casino e quindi siamo andati di là e abbiamo dettato legge. Sì, quindi tu soprattutto. Soprattutto io che sono proprio efficiente al massimo quando dico una cosa. Convincente, ti ascoltano sempre. Sì, l'unica persona che mi ascolta è l'autobus. Quando metto la cartellina con il coso elettronico, che scrivo il numero e quello fa quello che dico io. L'unica volta che io parlo e qualcuno esegue. Basta. Allora, adesso ce ne andiamo. Sì. Togliamo il disturbo. E andiamo a finire di fare i video. E andiamo. Ah, dobbiamo finire di fare il video, è vero. Dobbiamo farvi ancora diversi video. Siamo un po' indietro. A proposito, molte persone via via che pubblico i video mi chiedono dove sei, dove non sei, in che punto preciso sei. Abbiamo un piccolo ritardo nella pubblicazione dei video, quindi siamo, insomma, magari voi ci vedete al mare, ma noi siamo già a casa. Però, vabbè. Colpa sua, abbiamo scelto il posto più sbagliato per andare a fare. No, è colpa tua, a casa ce l'hai te lì. È colpa sua che volevo a casa mia non ci siamo andati e la linea c'è. Non c'è la linea. La linea c'è e non c'è. C'è la linea a casa mia, solo che tu quest'anno mi hai detto abbiamo pochi giorni, andiamo solo in Calabria. E noi solo in Calabria siamo andati, ma lì non c'è mai stata la linea telefonica, mai proprio. Quindi colpa tua. Che hai accettato. Adesso, e io amore mio, per amore faccio tutto. Adesso vi salutiamo, ce ne andiamo. Togliamo il disturbo, andiamo a montare tutti i video, perché sennò ci rimproverano che siamo in ritardo. E adesso tocca a te, la parte tua. E qual è la parte mia? Vai, chiudi il video, io sono stanca, vado a bere. Se vi è piaciuto il nostro video, iscrivetevi al nostro canale e mettete un bel like.
Se volete essere aggiornati su ogni nostra pubblicazione nuova, attivate la campanella. E se poi, soprattutto una cosa più importante, quella che poi a noi ci fa proprio struggente, che voi volete essere autolesionisti e non volete solamente seguirci sul nostro canale YouTube, seguiteci anche sul nostro canale, sul nostro profilo di Instagram, così potete dire di essere più matti di noi. Non solo ci vedete qua, ma anche di là. Eh sì, buone, almeno raga. Lì veramente tutti i giorni si proprio torturano. Tutti i giorni vi torturiamo la vita e poi lì. Comunque a fare Ding Dong mi hai ricordato un film. Quello di Thomas. Come si chiama? Thomas Me? Thomas? Dai, quello che faceva il poliziotto. Ermonez, Thomas William. Mi hai ricordato lui perché c'è un film che l'amico lì Ciccio fa finta di essere all'aeroporto, quindi, quando lui fa finta di essere in missione per dormire perché c'ha la bambina che è nata e non lo fa dormire e lui fa ding dong, parte l'aereo parte il treno, non me lo ricordo se fa finta di essere all'aeroporto o alla stazione e fa ridere, mi ha fatto ridere. Comunque, dopo sta stupidaggine, ci vediamo. Le zanzare, attento. Non l'ho presa. La macchina fotografica. Comunque. Quante ce ne stanno? Ci vediamo al prossimo video. Ciao belli.